Forse la vita che aveva vissuto gli aveva eroso dal volto qualsiasi segno rivelasse in modo chiaro la propria sessualità. Aveva i capelli grigi, corti, un po' unti, gli occhi azzurri, intensi e vividi. Indossava un trench Havana raggrinzito alla Peter Falk dell'ispettore Colombo. Una settantina d'anni. Si sedette nell'unico posto libero del double decker, quello vicino a me. Notando la chitarra che portavo con me, mi domandò che genere suonassi. Appena gli risposi rock, che stavo andando a suonare alla mucca, e gli rivelai il nome del gruppo, iniziò a guardare un punto avanti a sé e... Dancing Crab. Coraggioso come nome. Suona ironico ed allegro, ma nasconde un certo tipo di sfacciataggine. Mi devi scusare se mi permetto. Sai, io ho suonato sia la chitarra che la batteria per anni. Continuando, nella sua voce quasi alla Patti Smith. Londra vibrava in quel periodo. Era ancora lontana dalla commercializzazione mediatica. Non ricordo se i termini usati fossero esattamente questi. Si respirava qualcosa di fresco e pericoloso nell'aria. Forse per la prima volta nella storia del rock, qualcosa di aggressivo permeava anche i muri. Era qui, e lo stavo vivendo. Suonammo un paio di concerti con gli Angelic Upstarts. Lo chiamavano punk. Tu lo sai cosa significa punk? Ed io, rapito dalle immagini che era in grado di evocare, annuì col capo, abbozzando un mezzo sorrisetto. E lo sai che non è nato in Inghilterra? Il punk e tutto ciò che ne è derivato l'ha portato qua Malcolm dall'America con il suo negozio di stracci e sadomaso. L'ho conosciuto una volta con la moglie mentre organizzava di portare i Pistols in barca sul Tamigi. Poi l'hanno arrestato. Che disastro quei ragazzi, ma del resto l'imperfezione dell'uomo. Il nome del tuo gruppo mi ricorda quello dei Pistols. In entrambi ci sono riferimenti al sesso. Loro, sex. Tu, dancing, che richiama il sesso in modo meno esplicito. In Pistols c'è la parola piss. Tu hai crap. L'hai fatta apposta? Io non confermai. Sulla fronte, il punto interrogativo in rilievo si stava trasformando in punto esclamativo. Beh, ad ogni modo, ti pagano per suonare dove stai andando? Dissi di no. E lui? Allora paghi per suonare dove stai andando? Risposi ancora di no. E lui? Ho capito. Lo fai per lanciare un sorriso attraverso l'universo, allora. Fallo sempre. Non dimenticarlo mai. Si alzò bisbigliando qualcos'altro che non afferrai, ma mentre scese alla sua fermata fu chiaro il suo. Cheers, Mr. Dancing Crab. Take care. Che buono! Il momento si è addobbato.